Casa Madiva nasce dall'esigenza di esercitare appieno i diritti di cittadinanza. In primis il diritto alla casa. Non abbiamo rubato niente a nessuno, perché questo era un alloggio, una casa chiusa ed abbandonata. Aprendo la porta di Casa Madiva abbiamo restituito alla città uno spazio nuovo, uno spazio che è un laboratorio di cittadinanza attiva. Abbiamo sentito l'esigenza di determinare un nuovo percorso, tant'è che uno degli spazi della casa è uno spazio concepito come uno spazio comune, dove si organizza la scuola Madiva, che è una scuola di autoformazione sul tema della lingua. Sono partiti una serie di altri progetti improntati su alcune tematiche, che sono quelle dell'ecosostenibilità e delle pratiche del riutilizzo e recupero dei rifiuti, e anche sul tema dell'autoreddito. Stiamo ragionando attivamente sulla riproducibilità nel nostro territorio dell'esperienza di Casa Madiva, per utilizzare lo spazio abbandonato sia la nuova frontiera per il tema del diritto all'abitare. Io mi chiamo Maurizio Padrate, sono qui, siamo qui a Casa Madiva. Casa Madiva è una palazzina che abbiamo occupata il 7 dicembre del 2016. Il primo giorno abbiamo tagliato il lucchetto e poi ci siamo entrati. Facciamo dei piccoli lavoretti con la polizia. Sono entrato in Libia nel 2009, 13 aprile. Poi ho fatto quasi un anno, 2 anni. Poi dopo, quando la guerra di Libia sono scappati, sono scoppiati, e noi siamo scappati dalla Libia. Io sono entrato in Italia il 22 giugno 2011, in Lampedusa. Lampedusa 3 giorni, poi ci hanno portati di venire a Campobasso. E lì abbiamo fatto un mese, poi dopo un mese ci hanno portato ancora a Bologna. Noi eravamo un gruppo, poi lì hanno fatto il diviso, altri sono andati a Milano, altri sono rimasti lì a Bologna. E io sono venuto qua di Rimini, poi dopo mi hanno portato in via Emilia 40. Dove dormivo lì un anno. Erano anche ragazzi nigeriani, maliani del Costa d'Avorio. Una camera, 3 persone. Poi un anno dopo ho preso il mio documento. Poi dopo mi hanno dato 300 euro, poi mi hanno messo in strada. Andavamo in strada, alla stazione, dappertutto che dormiamo. E non era vero, anche tante faticose, tante difficoltà, però ce l'abbiamo fatta. Poi dopo sono andato anche a Piemonte, ero in Piemonte, ho fatto 3 mesi lì, poi dopo sono tornato ancora in Rimini. Poi dopo, un mese dopo, abbiamo occupato un palazzo che
chiama Casa Maria, dove loro vivono adesso.